Fondatore della scuola atomistica fu Leucippo di Mileto. Forse fu discepolo degli Eleati, forse ha scritto una grande cosmologia, o forse non è mai esistito. Come un certo, se dici Gesù Cristo, mancando informazioni precise, attribuiamo il pensiero atomistico al suo discepolo Democrito di Abdera. Democrito nacque ad Abdera tra il 460 e il 459 a.C. e si dice che morì addirittura dopo aver oltrepassato i 100 anni. Il racconto su di lui si perde fra verità e leggenda. Mi ricorda un certo Democrito, cresciuto fra gli agi e le ricchezze, si dice che abbia abbandonato le ricchezze per dedicarsi ai viaggi, alla filosofia e allo studio della natura. Mi ricorda un tale di San Francesco, perché Gesù Cristo non si è mai liberato dalle ricchezze, visto che figlio di un falegname aveva poco da liberarsi. Dice di se stesso di essere dei suoi contemporanei colui che ha viaggiato di più, che ha visto cose più strane e particolari e che ha conosciuto più uomini dotti di tutti i paesi. Arrivò anche ad Atene, dove non trovò grande considerazione, anzi, dice che lì nessuno lo riconobbe. Ma dai suoi scritti si evince un certo contatto con la cultura sofistico-socratica. Questa cosa di Atene poi la vediamo, perché secondo me c'è dietro qualcosa di strano alla vita di questo personaggio. Cioè, ma non c'è da fidarsi. Quando uno nella sua epoca viene trattato male, dire che c'è qualcosa sotto, che ma non puoi vedere Gesù Cristo in tutti i filosofi greci, che dice delle cose scomode. Vabbè, comunque, come sosteneva Parmenide e gli Eleati, anche per Democrito quello della conoscenza è un percorso difficile. Per pochi, egli distingue la conoscenza sensibile dalla conoscenza razionale e dice, come Parmenide, che solo attraverso la ragione si può andare a scrutare nel profondo e accogliere. Ora perché mi hai spento la luce? Per avere un clima più casalingo e tenebroso. Vuoi che la riaccendo? Cioè, ora impari a fare i giochini con la telecamera, veramente. Cose banali, ti vedono su YouTube, ti danno del scemo. Insomma, la conoscenza sensibile è detta oscura da Democrito, un po' come da Parmenide, una conoscenza confusa, lasciata a coloro che vogliono vivere nella doxa, no? Nell'opinione. Invece la conoscenza, quella genuina, è proprio quella razionale, che ci permette di andare a cogliere quel famoso essere, l'essere vero del mondo. Nel caso di Democrito, gli atomi che stanno nel vuoto e il loro movimento che crea la realtà. Sì, ma per Democrito non è così rigida la distinzione fra sensi e intelletto, perché la conoscenza arriva prima dai sensi, quindi senza i sensi non si ha la conoscenza. Poi vi è un'elaborazione dei dati che i sensi hanno fornito attraverso la ragione. Sì, e poi c'è la formulazione di una teoria su ciò che i sensi hanno mostrato. Ma come fai a saperle queste cose? Ho visto Diego Fusaro. Ancora? Sì, perché praticamente Democrito è l'autore su cui ha fatto la tesi. Sì, Carlo Marx, sì. E allora? Vuoi diventare marxista? Non sai nemmeno dove stai di casa, te. Comunque uno può essere marxista anche senza avere una cultura accademica, gli operai, la rivoluzione proletaria, la lotta di classe. Ma te se vai a lavorare in una fabbrica ti ricoverano il giorno dopo, ma per favore. Guarda che ti tengo d'occhio, perché ci sono delle cose di Democrito che secondo me non vuoi dire. Scemo. Sì, perché hai paura di far risultare antipatici gli autori che devi fare dopo e poi non fai le visualizzazioni. Perché non dici che nell'Accademia di Platone i suoi libri erano proibiti, che ha fatto bruciare anche i suoi libri come hanno fatto i nazisti? No, se mi dà il tempo lo dico, quello che hanno detto Platone, Aristotele e Democrito, ma prima spieghiamo la teoria degli atomi, se no non anche il complottismo ci mancava, il complottismo militante, il complottismo di sinistra. Quindi abbiamo detto che per gli atomisti saranno fondamentali i sensi, a differenza degli Eleati per i quali solo attraverso la ragione si può arrivare alle oscure profondità dell'essere. Questo li avvicina al metodo sperimentale che caratterizzerà poi la scienza moderna. Quindi in Democrito ci sono i presupposti della scienza moderna, chiaramente ad uno stadio ancora primitivo. La stessa teoria degli atomi è una grande intuizione ed è per questo che, come gli altri fisici pluralisti che abbiamo visto nelle lezioni precedenti, tra il XVIII e il XIX secolo verranno rivalutate queste teorie. Con gli atomisti si ha un diverso rapporto fra quello che era negli Eleati l'essere e il non essere, perché il non essere diventa il vuoto che è lo spazio
entro cui la materia si muove. La materia è fatta di atomi che sono unità indivisibili per qualità materiale, ma distinti per note quantitative legate alla forma e alla grandezza. I sensi per gli atomisti sono quindi come una finestra sul mondo, definizione dei sensi che sarà data poi dagli empiristi 2000 anni dopo. Ma come potete immaginare, attraverso i sensi non possono essere arrivati all'intuizione dell'atomo, quindi non possiamo definire la concezione atomistica una concezione scientifica, resta ancora un'intuizione, usiamo il termine, filosofica. La formulazione della teoria atomistica ha piuttosto una matrice razionale. Gli atomisti partono dalla dimostrazione di Zenone di infinita divisibilità dell'essere. Secondo gli atomisti, questa infinita divisibilità vale soltanto secondo i principi logico-matematici, perché la materia, e quindi diamo la differenza, mentre per Zenone tutto era essere, per gli atomisti solo la materia è essere e ciò che esiste intorno è vuoto, quindi per gli atomisti la materia non è divisibile all'infinito. Dicono sì, su un piano logico-matematico si può arrivare a dimostrare l'infinita divisibilità, ma nel reale, se una cosa fosse divisa all'infinito, si dissolverebbe nel nulla. Quindi dalla materia si passerebbe alla non materia. Ma se in fondo alla natura vi fosse il nulla, da cosa sarebbe creata la materia? Da nulla? Impossibile. Geni assoluti. Io mi sento un po' atomista comunque nell'anima. Sì. Vediamo queste caratteristiche degli atomi. Abbiamo detto che hanno le stesse caratteristiche qualitative perché sono fatte della stessa, chiamiamola, sostanza materiale, anche se il termine sostanza acquisirà significati diversi nel corso del pensiero filosofico. Chiamiamolo tessuto materiale. Però hanno differenze quantitative. Sono di diversa forma e di diversa grandezza. Aristotele, nell'esposizione della teoria di Democrito, paragona gli atomi alle lettere dell'alfabeto, tutte diverse, che componendosi formano parole e discorsi diversi. Ecco, era una cosa interessante, Aristotele l'ha fatta diventare una banalità. Io Aristotele non lo farei comunque, cioè è lungo. Aristotele lo facciamo ma più avanti. Antipatico, presuntuoso. Quindi i corpi, le loro qualità dipendono da come questi atomi si uniscono e soprattutto dalle diverse forme e grandezze degli atomi che li compongono. Quindi vediamo che la realtà che ci appare attraverso i sensi è una realtà superficiale, mentre l'essere delle cose, dei fenomeni, lo si può carpire soltanto attraverso un percorso razionale. Quindi la qualità dei fenomeni non è altro che una visione superficiale invece di strutture interne, quantitative, che si possono conoscere attraverso la ragione. Gli atomi si muovono nel vuoto, questo vuoto è la conseguenza del fatto che gli atomi si muovono, perché se non ci fosse il vuoto gli atomi non si potrebbero muovere, è chiaro, quindi ci vuole uno spazio vuoto affinché gli atomi si muovano per comporsi. Per un lungo periodo la visione aristotelica della teoria di Democrito e Leucippo è stata tra virgolette travisata. E cosa ti ho detto? Aristotele non va seguito nel suo ragionamento, un coglione. No, Aristotele non è un coglione, uno dei tre più grandi filosofi della storia. Infatti vedi, ora già Democrito lo conosci male, ecco, gli tocca subire la... ma c'è qualcosa sotto, è chiaro, cioè complottismo dei greci. Seguendo Aristotele dicevamo che gli atomi vengono rappresentati in caduta libera. Gli atomi più pesanti, cadendo più velocemente, si incontrano con quelli più leggeri e così si uniscono. Il moto in questo caso è moto rettilineo e verticale. Sembra infatti, secondo invece la testimonianza di Aezio, che gli atomi non avessero un peso, che il peso fosse una caratteristica derivata e non originaria degli atomi. Quindi l'idea è che gli atomi, secondo Democrito e Leucippo, vorticassero nello spazio in maniera caotica, creando delle aggregazioni, appunto questi atomi, creando dei vortici dove le particelle più grandi stavano al centro e quelle più piccole gli giravano intorno. Da ciò scaturisce l'idea in Democrito che vi siano infiniti mondi, poiché gli atomi sono infiniti, quindi danno la possibilità di una creazione infinita di mondi. Infiniti mondi che continuamente nascono e muoiono. Mondi anche diversi dal nostro, dove magari può mancare un elemento come l'acqua e quindi non nascere la vita.
quindi luoghi in cui la vita non c'è, e quindi abbiamo un'idea di questo universo infinito che non ha limiti, fatto di una sostanza materiale infinita che non aumenta mai e mai diminuisce. Quindi qua si ritorna all'intuizione di Empedocle. Perché rispengi la luce? Quindi dicevamo, questa sostanza che è infinita e che non può aumentare né diminuire, quindi si ritorna all'affermazione nulla si crea e nulla si distrugge, tutto si trasforma, che già aveva formulato Empedocle. Quella di Democrito e degli atomisti è considerata la prima concezione materialistica della storia. Marx, il materialismo storico, ecco perché ha fatto la tesi su Democrito. Sì, o magari viceversa. Comunque, lo studio dei fisici pluralisti ci fa pensare appunto che nella filosofia greca ci siano già in nuce, come si suol dire, i presupposti di tutto il pensiero occidentale di 2000 anni. Per chiudere dirai che ti assumi tutte le tue responsabilità di quello che dici. Sì, diremo che questo personaggio era probabilmente scomodo ai grandi Platone e Aristotele. Come abbiamo detto, di Democrito era proibito solo pronunciare il nome all'interno dell'Accademia. Si dice anche che ne bruciò i libri. Si però spiega che Platone sostiene che la teoria atomistica non è in grado di spiegare come avvenissero i mutamenti della natura. Cioè, secondo Platone, Democrito non spiega perché la natura tende a riproporre sempre le stesse forme, quindi Platone arriverà all'idea di un'intelligenza che decide. Cioè Platone non era d'accordo sul fatto che la materia avesse in sé un qualcosa di divino, di autocostituente, di autocreante, che comunque è una cazzata. L'altro scontro è legato alla concezione dell'immortalità dell'anima, che Democrito negava mentre Platone affermava. E qui c'ho ragione Democrito, perché ora te cosa ne sai se l'anima è immortale o no? Solo chi accompagni non morirà, ok? Ci mancava solo il vetero comunismo qua. Comunque, cosa pensa Aristotele invece lo vogliamo dire? Aristotele cita Democrito nella Metafisica, dimostrando di conoscerlo molto bene. Sebbene Aristotele dimostri più rispetto e meno accredine nei confronti di Democrito, tuttavia la critica che fa alla teoria atomistica è simile. Cioè Aristotele riteneva che gli organismi si evolvessero, si sviluppassero attraverso delle leggi proprie. Ad esempio la trasformazione di un uovo in gallina non poteva essere soltanto la combinazione accidentale di atomi. Insomma, riteneva che il meccanismo di evoluzione, sviluppo di nascita e morte delle cose rispondesse a dei principi un pochino più complessi di una semplice combinazione di atomi. Sì, vabbè, comunque mi sta sul cazzo lo stesso. Un altro grandissimo che critica Democrito duramente è proprio Dante Alighieri. Dante Alighieri, non sai chi è Dante Alighieri? E quello col nasone, il cappello ridicolo, senti chi parla di naso. Pur ponendolo nel limbo fra i grandi non cristiani dell'umanità, però dice di lui, Democrito, colui che il mondo a caso pone. Credo che Democrito fosse un personaggio scomodo nella sua epoca e che ci fossero troppe prime donne ad Atene in quel periodo. Ma la storia mi darà ragione. Sì, comunque la tesi di Marx parla della differenza fra Democrito e Epicuro, che ha ripreso la teoria atomistica con delle leggere differenze. E ora se ritrovo in casa un libro di Fusaro, lo prendo e lo brucio.